La storia è sempre la stessa, come sempre poi, no? Noi cerchiamo di essere quelli che non siamo. Beh. Poi si sentono tante chiacchiere. Ma perché la gente parla? A che serve parlare? Non serve a nessuno parlare, no? Parliamo quello che serve, non più, non di più, perché poi più parli e meno si capisce. Poi i discorsi sono tutti quanti un po' vaghi. Perché noi parliamo di quello che viviamo, no? Parliamo sempre di noi stessi, questo grande ecocentrismo, no? Il fatto di essere al centro del mondo, il fatto di sentirsi importanti. Ma noi dobbiamo essere importanti per autostima. Ma non dobbiamo dire agli altri come devono essere loro, eh? Nessuno insegna a nessuno. Ognuno è quello che è. E bisogna comunque avere rispetto di questo che è importante. Ma ne sento tanti di discorsi, molti, pure troppi fondamentalmente. Ma poi sono tutte chiacchiere senza senso. Non si arriva mai da nessuna parte. Ognuno tira l'acqua al mulino suo, perché poi alla fine è quello che serve, no? Riuscire a fare le cose che uno vuole fare. Vabbè. Parlare poi sempre delle stesse cose è un po' scoccia, no? Possiamo parlare, per esempio, della solitudine. La solitudine è uno status molto importante perché ci fa crescere. Non è vero che la solitudine è negativa, la solitudine è positiva, perché molte volte è meglio stare da soli per non sentire tantissime stronzate. Ma quante cose sentiamo che non servono a nulla? Servono solamente, credono, le persone che parlano, almeno mettono in risalto determinate situazioni, ma se alla persona non gli interessa, che parli a fare? Ma a che serve poi? Però la gente deve parlare, deve commentare, deve dire, perché ha bisogno di esprimersi. Vabbè, comunque è giusto pure. Tutti si devono esprimere, però perlomeno dite delle cose serie, delle cose importanti. Ma le cose importanti quali sono poi, se andiamo a vedere? Sono mangiare, perché è importante, perché se non c'hai un qualcosa che ti sostiene, il lavoro, perché poi alla fine quelle sono le cose importanti. Dormire è fondamentale, non è importante di più. E magari, che ne so, stare insieme a una persona, la quale persona condivide la tua vita, no? Fate questa strada insieme, tanto comunque si nasce da soli e si muore da soli, quindi l'amore non è eterno, non è niente eterno. Cominciamo a capire questa cosa. Quindi queste sono le cose importanti. L'esistenza, perché viviamo, perché siamo qui? Quelle domande che uno si dovrebbe fare tutti i giorni, no? Perché sono così? Come mai sono qui? Perché? Ecco, il perché è una cosa molto bella, perché, e l'ho ridetto, serve per capire ancora di più le cose, anche per avere dei confronti, no? Perché più hai confronti e più cerchi quello che non sai, e più sei contento. A me per esempio piace stare con le persone che mi arricchiscono, cioè che in poche parole sono diverse da me e mi fanno vedere i punti di vista, dei loro punti di vista, che sono esattamente l'opposto dei miei. Però quando ritorno poi a stare con me stesso, quindi nella mia solitudine, comincio a riflettere e a volte è capitato che ho cambiato idea. E questa è una cosa bellissima, cioè il fatto che comunque il tuo punto di vista viene cambiato, ti fa riflettere. Ecco, riflettere è molto importante. Cioè le persone che ti fanno riflettere, che ti fanno capire determinate situazioni, sono persone intelligenti. Anche perché l'intelligenza, sappiamo benissimo, che poi mi conoscete, insomma, ce l'hanno tutte le forme di vita. Anche i vegetali sono intelligenti, perché riescono a prendere l'acqua, a nutrirsi e a crescere. Ma l'intelligenza, se andiamo a vedere proprio,
oggi come oggi la usano pochi, stiamo parlando di esseri umani, la usano in pochi, perché l'intelligenza aiuta l'uomo anche a livello culturale, no? Perché la cultura ti fa essere molto intelligente, ti fa capire ancora di più quello che stai facendo, no? Sai benissimo che se tu metti con le due dita, tocchi la corrente, la prendi, no? Quindi chiaramente la prossima volta non la prendi più, perché comunque ti ha dato l'input. Dici, vabbè, che fa, mica sono scemo, insomma, non mi va a dire riprendere la corrente, è una stronzata, no? Però l'intelligenza deve essere usata in forma pulita, non cercando di sopraffare il prossimo o l'altra persona, perché almeno la porti dalla tua parte, facendogli credere quello che non è. Anche il fatto di far credere alle persone, non è che sei intelligente, sei furbo, ma la furbizia non è intelligenza, è un modo per sopravvivere. E poi a me la furbizia mi fa pena, cioè non è una cosa che mi piace. Le persone che sono furbe per me sono stupide, perché non danno l'input giusto alle altre persone. Credono che essendo scaltri, veloci, furbi, tu sei intelligente. Invece non sei intelligente. L'intelligenza non sta nel cercare di fare quella cosa in un certo modo. L'intelligenza ti fa capire perché fai quella cosa in un certo modo. Quindi una è istinto e l'altra è ragione, no? Quindi diciamo la parte ragionata è l'intelligenza. L'istinto è quello che ti fa fare le cose senza... Quindi per fare una cosa fatta bene bisogna usare fondamentalmente il raziocinio, o la ragione. Bisogna ragionare su quello che uno va a fare, sempre. Non si può cambiare la ragione. Cioè io faccio questo perché questo mi porta a questo, perché questo arriva a questo per arrivare a questo. Quindi c'è un ragionamento sotto. Se lo fai senza ragionamento è inutile. È come la scuola, no? Tu vai a scuola per imparare, perché c'è un uomo, il quale uomo ha già studiato e cerca di passarti delle cose, delle regole, no? Per studiare, non per dire quello che ha detto lui, perché se no lo emuli, non va bene. No, ti spiega la tecnica, le cose, ti dà il suo modo di vedere, che è il suo modo di vedere, non deve essere il tuo. Lui ti dà solamente delle regole per cercare di studiare in un certo modo. Però c'è gente che non va a scuola e cerca di sapere come chi va, chi è andato a scuola e chi ha studiato, e questa è ignoranza. Però vedo che nel mondo la maggior parte della gente, anche se non ha studiato, insomma, crede di essere superiore. Ma sì, certo, poi c'è il talento, ci sono tante altre cose che vanno oltre, però uno che ha studiato, che comunque è stato dietro a determinate situazioni, giustamente ha più esperienza su determinate cose rispetto a uno che... ma tutti dicono, vabbè, ma Nicolò, ma non è così, perché ci sono anche le persone che sono dotate e quindi chiaramente arrivano prima degli altri, ma ci mancherebbe. Ma ben vengano, però non devono simularla questa cosa, deve essere reale, non per far vedere, perché è facile copiare o inventare, ma non è così, è facile, non è così. La vita è cercare di essere quello che uno è, perché sennò che vita sarebbe? Sarebbe una vita veramente scarna. Quindi cerchiamo, noi tutti, me compreso, di essere migliori tutti i giorni, senza cercare di essere quello che non siamo. Noi siamo quello che siamo, tanto viene sempre fuori la verità. La verità non si nasconde, anzi, la verità viene sempre a galla. E quindi venendo a galla è facile che le persone vengano scoperte. Buonanotte.